I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. Cosa ne pensate di queste cose qua? Come ma sono? Insomma, non è il mio genere. Ma questa è puttana? Sì. Ciao. Non è di mia gusto, devo dire. Non è arte che piace a me, no? Non è arte che piace a lei? Assolutamente. È arte insignificante, quindi? Secondo me sì. Questo cosa ti dice? Minchia, questo acidi mi dice. Acidi. Questo? Non lo so, delle pieghe. La sapresti fare una roba del genere? Come no? Sono quattro tagli su una tela. Ah, questo? Sì. Ah, questo. Sta qua sai cos'è? La merda dell'artista. Minchia, facciamo un bisogno. No, disegnami qualcosa anche te, sì, una cagata. Ti piace l'arte contemporanea? No. È una merda, cioè non si capisce che cosa vuol dire, che cazzo mi significa la cacca nel baratto. Una cazzata. Possono farlo tutti. Ti piace l'arte contemporanea? Non tanto, a dire il vero. Quattro squarci. Ho avuto facile da fare, cioè, quindi ci avrà messo poco. Tutti, sì, cioè, quindi non c'è un messaggio dietro. Visto che possono farlo tutti, no? Sì. Ci fai la tua opera d'arte o se no chiediamo anche a tua mamma visto che è capace anche I don't like it. No, I love it. Questo sì, questo sì, dai. Potevi fare anche tu. Sì. Ma è una cagata. Cosa? Non è che ci fai un disegno allora visto che lo sai fare anche tu. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's skip out tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, I love it. I got another comma in my budget. I got an anaconda in my trust. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like. Questa è l'angoscia della amica che aveva ieri quando ha perso, credeva di perdere i documenti in un bar. E questa è la certezza che c'è adesso perché l'ha trovato. Quindi quest'opera rappresenta la tempesta e la quiete dopo la tempesta. Quindi già il titolo? La quiete dopo la tempesta. Sì, no. Ma me la potete fare un'opera d'arte voi? Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. That Cavalli nice next to my tongue for it. Yeah, body... Questa è la merda d'artista di Piero Manzoni. Ma in quel momento forse c'era bisogno di una rottura, c'era bisogno di un discorso forte. E lui ha trovato un discorso forte con un gran coraggio, con una grande decisione. È stato, il messaggio è arrivato, hanno colto il fatto, il vero messaggio che lui voleva lanciare. Sì, che era un po' rompere con l'arte. Ecco, hanno colto, cioè è stato raccolto e diciamo ripetuto il messaggio della volgarità e della banalità, esatto. Che è molto lontano dal suo messaggio. Che questa linea però continui e che l'arte
possa marciare su questo, uh-huh. Diciamo, sconvolgere questo, uh-huh. No, io non sono tanto d'accordo. Okay. Cioè non credo che ci sia più bisogno di rottura o di fare scalpore con delle oscenità. Quando invece... È già osceno il nostro periodo, per cui... Il quando messaggio può esserci, perché dipende dal momento storico, uh-huh. dall'idea, che può essere la prima idea, cioè, uh-huh. secondo, cioè se uno fa la stessa cosa adesso non è. My tumbleboard, yeah, party all right, let's all aboard, let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. Mi sembra che sia il meglio che ci sia, io sapevo, non ti piace solo agli occhi, ma ti solliti un po' il cervello. E saprebbe realizzare anche lei un'opera del genere? No, assolutamente. Quando un signore che si chiamava Duchamp, ha preso un cesso, anzi un orinatorio, e l'ha messo nella più importante galleria della parigina. E ha detto, questo nel suo luogo di origine era un pisciatore. Invece... Ma siccome io sono un artista e questa è una galleria, questa è diventata un'opera d'arte. Da quel momento in poi l'arte prende un'altra curva. Perché nel frattempo hanno inventato la fotografia che non serve. Non c'è più bisogno dell'arte per registrare come sono fatte le mele, le pere, le morte, le fa la fotografia, le tipe. E la vita non è una serie di divertimenti per soddisfare, come fa Berlusconi, il tempo piccolo con gli oggetti, è invece una via difficile per la conoscenza, che gli dà il gusto di capire tu chi sei, dove vai, da dove vieni, dove stai andando. Grazie. 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 I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. The bass that your booty go. I wanna get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoe. Ti do. Cosa gli do? Merda 2. No, vabbè, non è merda questa. No. È arte. E quindi? Boh. Dai, che sono già tutto fatto, quasi mi dico su me. L'ha fa tanto. Abbastanza. Non lo so, zio. Mi metto in difficoltà, zio.